Cosa mi aspettassi non so. Null'altro che una particolare intensità dell'esistenza, forse. Ciò che è il succo delle aspirazioni giovanili. Quali che fossero le mie attese, non mi aspettavo certo di essere sconvolto dai cicloni. Fino a lì non avevo dubbi. Nel Golfo del Siam non vi sono cicloni. Ma non mi sarei neppure aspettato di trovarmi legato mani e piedi a una tale situazione di impotenza, quale mi si rivelava col passare dei giorni. Non che quel maligno incanto ci tenesse sempre fermi in un punto. Misteriose correnti ci spostavano in qua e là, con spinte furtive che si palesavano col mutar di veduta su quelle isole in cui termina la costa orientale del Golfo. Espiravano, inoltre, dei venti volubili e ingannevoli. Questi suscitavano speranze, solo per annientarle nella più amara delusione, con promesse di spostamenti che si concludevano in perdite di tragitto, esaurendosi nei sospiri, smorendo in muta immobilità, dove le correnti a noi nemiche erano sovrane. L'isola di Koh Ring, grande e nera e sopraelevata cresta tra una miriade di isolotti, distesa nell'acqua vitrea come un gigante tra i pigmei, pareva stare al centro di quel cerchio fatale. Era come se fosse impossibile uscirne. Giorno dopo giorno rimaneva là, in vista. Più di una volta, con brezza favorevole, mi diedi a compiere il suo rilevamento nel breve spazio del crepuscolo, sperando fosse per l'ultima volta. Vana speranza. Gli inquieti movimenti d'aria nella notte annullavano i nostri momentanei progressi, e il sole levandosi scopriva il nero rilievo di Koh Ring, che pareva più nudo, più inospitale, più tetro che mai. Parola mia, è come se ci avessero stregato, dissi una volta al signor Burns, sostando come al solito sulla porta. Egli sedeva nel letto, in posizione eretta, e stava marciando a gran passi verso il mondo dei vivi, sebbene non si potesse dire che avesse ripreso con esso un contatto effettivo. Muovendo il cranio ossuto e fragile, mi fece un segno d'assenso con aria di misteriosa saggezza. Oh, certo, so che cosa volete dire, risposi, ma non aspettatevi, io creda che un morto sia capace di scombinare la meteorologia di quest'angolo di mondo. Anche se in effetti si direbbe proprio che sia andata a rotoli. Le brezze di terra e di mare sono tutte spezzettate. Non possiamo contare su di loro nemmeno per 5 minuti di seguito. Tra poco sarò in grado di salire sul ponte, balbottò Barnes, e vedremo. Se con ciò intendesse promettermi che avrebbe dato battaglia alle maligne potenze soprannaturali, non avrei potuto dire. Ad ogni modo, non di questo genere di aiuto avevo bisogno. D'altra parte ero rimasto sopra coperta praticamente notte e giorno nel tentativo di portare la nave un poco a sud. Il mio primo ufficiale, lo vedevo, era ancora debolissimo e non del tutto sciolto da quel delirio che ai miei occhi si spiegava solo come un sintomo della sua malattia. A ogni buon conto, le speranzose aspettative di un malato non andavano scoraggiate, e dissi: sarete senz'altro il benvenuto, signor Burns, e se continuate a migliorare di questo passo, ben presto sarete una delle persone più in salute a bordo. Se ne compiacque, ma quella sua estrema magrezza tramutò il sorriso soddisfatto in una spettrale esibizione di lunghi denti sotto i baffi rossi. Gli uomini non stanno meglio, signore? Chiese in tono sobrio, con espressione d'ansia più che mai assennata in volto. Gli risposi con un gesto vago e me ne andai. Il fatto era che la malattia si prendeva gioco di noi, non meno capricciosamente dei venti. Passava da un uomo all'altro con effetti più o meno pesanti, che lasciavano sempre delle tracce, rendendo l'uno vacillante, l'altro incapace di reggersi per qualche tempo, e abbandonando l'uno per volgersi a un altro, così che tutti ora avevano un'aria malaticcia e uno sguardo smarrito, apprensivo. Mentre io e Ramson, gli unici rimasti completamente indenni, passavamo tra di loro distribuendo in continuazione del chinino. Era una duplice lotta. Il tempo avverso ci occupava frontalmente, mentre la malattia ci incalzava le spalle. Devo dire che gli uomini si comportavano molto bene, sopportavano di buon grado la continua fatica per bracciare i pennoni. Non v'era scatto nelle loro membra, e osservandoli da poppa,
Non potevo sottrarmi alla tremenda impressione che si muovessero in un'atmosfera avvelenata. Sotto coperta, nella cabina, il signor Barnes era migliorato al punto da poter non solo sedere eretto, ma anche rialzare le gambe, afferrandosele con le sue ossute braccia come uno scheletro animato, emetteva profondi sospiri di impazienza. La cosa importante, signore, mi diceva ogni volta che gliene davo occasione, la cosa importante è di portare la nave oltre gli 8 gradi 20 primi di latitudine. Una volta passato quel punto siamo a cavallo. La prima sorridevo alle sue parole, benché lo sa Dio quanta poca voglia ne avessi, ma alla fine persi la pazienza. Oh, certo, 8 gradi 20 primi di latitudine. Quello è il posto dove avete sepolto il vostro ex capitano, se non sbaglio. Indicò severità. Non credete, signor Burns, che sarebbe ora di finirla con queste sciocchezze? Ruotò verso di me gli occhi profondamente incavati, con sguardo di indomabile ostinazione. Ma a parte questo, si limitò a borbottare con voce appena udibile. Qualcosa come: non c'è da stupirsi, vedrete. Ci giocherà qualche altro tiro birbone. Scambi del genere non erano precisamente quello che ci voleva per mantenere saldi i miei nervi. Il peso delle avversità incominciava a farsi sentire su di me. Nello stesso tempo detestavo quell'oscura debolezza del mio animo. Sdegnato mi dissi che ci sarebbe voluto ben altro per intaccare minimamente la mia fermezza. Non prevedevo allora quanto presto sarebbe stata attaccata, né su quale inatteso fronte. Accadde l'indomani stesso. Il sole era salito e illuminava il contrafforte meridionale del Koh-Ring, che era sempre lì, fermo a babordo, come una malefica sentinella. La sua vista mi era profondamente odiosa. Durante la notte avevamo battuto tutti gli angoli della bussola, bracciando senza posa i pennoni verso ciò che temo fossero soprattutto refoli di brezza immaginarie. Di poi, proprio sul fare del giorno, ci trovammo per un'ora con una brezza continua e inesplicabile che ci veniva in faccia. Quella brezza era un controsenso, non si accordava con la stagione né con la secolare esperienza degli uomini registrata nei libri e nemmanco con l'aspetto del cielo. Poteva spiegarsi solo come una intenzionale malevolenza. Essa ci mandò a viaggiare a tutta spinta lontano dalla nostra rotta. Se fossimo stati in una crociera di piacere, sarebbe stata una brezza deliziosa, tra i risorti riflessi del mare, con una sensazione di moto e di insolita freschezza. Poi, d'un tratto, quasi sdegnando di protrarre ancora il triste gioco, cadde del tutto e sparì in meno di 5 minuti. La prora accostò sul lato di sbarramento, il mare di nuovo immobile in bonaccia divenne lucido come una piastra d'acciaio. Scesi sotto coperta. Non perché volessi prendermi un poco di riposo, ma semplicemente perché a tal punto non sopportavo più quella vista. L'infaticabile Ransom era affaccendato nella saletta. Era divenuta consuetudine che egli al mattino mi ragguagliasse sommariamente sulla situazione sanitaria. Si volse dalla credenza verso di me, col suo solito sguardo tranquillo, gradevole. Nessuna ombra indugiava sulla sua fronte intelligente. Stamattina ce ne sono parecchi che vanno piuttosto male, disse con calma. Come? Tutti a letto? Beh, solo un paio stanno in cuccetta, però, signore, è stata la notte scorsa. Non abbiamo fatto altro che issare e alare per tutto il santo tempo. Sì, me l'hanno detto, signore. Avevo voglia di venire a dare una mano, però voi sapete, signore, neppure per sogno, non dovete. Gli uomini poi di notte dormono in coperta, neanche quello gli fa bene. Ransom assentì, però non si poteva neanche star loro dietro come fossero bambini, e neppure poi li si poteva biasimare se cercavano quel poco di frescura e di aria che si poteva trovare in coperta. Quanto a lui, si intende, era troppo esperto per fare alcunché di simile, e davvero egli era un uomo di buon senso, ma sarebbe parso troppo severo dire che non lo fossero gli altri. Gli ultimi giorni erano stati per noi come la prova del fuoco. Non era in alcun modo possibile stupirsi se la loro ordinaria e imprudente natura di uomini cercava di godere al meglio i momenti di sollievo. Quando la notte recava un'illusione di frescura e le stelle scintillavano nell'aria pesante, greve di rugiada. E poi,
Non erano forse quasi tutti loro indeboliti al punto che nulla si poteva fare senza l'aiuto di chiunque potesse ancora reggersi sulle gambe? No, a nulla valeva protestare con loro. Ma io fermamente credevo che il chinino fosse di grande utilità. Credevo nel chinino, vi riponevo tutta la mia fiducia. Avrebbe salvato gli uomini, la nave, infranto l'incantesimo con la sua potenza micidiale, avrebbe privato il tempo della sua importanza, avrebbe fatto del clima una mera preoccupazione passeggera e simile a una polvere magica che sconfigge misteriosi malefici, avrebbe protetto il primo viaggio del mio primo comando contro le potenze malefiche della bonaccia e della pestilenza. Ai miei occhi il chinino era prezioso, più dell'oro, e sulla nave, come non accade con l'oro del quale sembra non ve ne sia mai, ovunque a sufficienza, sulla nave ve ne era una scorta bastevole. Scesi a prenderlo per misurare le dosi, tesi la mano, come un uomo che la stende ad afferrare un'infallibile panacea, presi la bottiglietta nuova e ne svolsi la carta che la avvolgeva e mi avvidi nel farlo che il sigillo in alto e in basso era stato infranto. Ma perché annotare tutti i rapidi passi di quella scoperta sconvolgente? Già avrete indovinato la verità. La carta era là, e nella bottiglia la polvere bianca, una qualche polvere bianca. Ma non era chinino. Un solo sguardo valeva a dirlo. Ricordo che nell'istante stesso in cui presi la bottiglia, prima di iniziare a svolgere la carta, il peso dell'oggetto che avevo in mano mi diede come una premonizione. Il chinino è leggero come una piuma. E ahimè, i nervi dovevano essere stati esasperati fino a raggiungere una sensibilità affatto fuori del comune. Lasciai che la bottiglia si infrangesse a terra. La polvere, di qualsiasi polvere si trattasse, scricchiolava sotto la suola della mia scarpa. Afferrai un'altra bottiglia e poi un'altra ancora. Il peso. Altro non era necessario per svelarmi la verità. Una dopo l'altra caddero, spaccandosi ai miei piedi, non perché io sgomento le scagliassi a terra, ma perché mi scivolavano tra le dita, come se la scoperta fosse troppo pesante per le mie forze. È un fatto che quanto più forte è la scossa che attraversa la mente, tanto più ci aiuta a sostenerla provocando una specie di temporanea insensibilità. Uscii stordito dalla sala di comando, come se mi fosse caduto sulla testa un grave. Dall'altro capo della saletta, Ransom restò a fissarmi a bocca aperta, con uno straccio in mano. Non credo che paresse infuriato, è probabile che avessi l'aria di andare di fretta, perché istintivamente mi stavo precipitando sopra coperta. Esempio questo di come l'addestramento diviene istinto. Le difficoltà e pericoli, i problemi di una nave si affrontano sopra coperta. A questo fatto, quasi direi naturale, io rispondevo d'istinto. Ciò che potrebbe essere visto come la prova che per un attimo io dovetti essere senza il lume della ragione. Certamente ero in stato di squilibrio, in preda agli impulsi, poiché ai piedi della scala feci dietro fronte e mi lanciai verso la porta della cabina di Burns. La sua aria scarruffata placò il disordine mentale in cui mi trovavo. Egli sedeva là, eretto nella sua cucinetta, col corpo che pareva immensamente lungo, la testa che gli crollava un po' di lato, con affettato compiacimento. All'estremità di un avambraccio, non più grosso di un solido bastone da passeggio, brandiva un luccicante paio di forbici che ai miei occhi tentava di ficcarsi nella gola. Rimasi abbastanza inorridito, ma questo fu più che altro per un effetto secondario, non abbastanza forte da spingermi a urlargli parole come «Fermo! Santo cielo! Cosa state facendo?» In realtà, egli stava semplicemente mettendo a dura prova le forze rinate del suo corpo. Con un tremolante tentativo di spuntare il fitto cespuglio della sua barba rossa. Sul suo grembo era steso un lungo tovagliolo e la pioggia di peli duri, come filo di rame, scendeva a ogni trinciata di forbici. Volse a me una faccia più grottesca di qualsiasi folle fantasia onirica, con una guancia tutta cespugliosa e avvampata come di fiamma, e l'altra ripulita e incavata, mentre i lunghi baffi intatti su quel lato asserivano la loro fiera e solitaria presenza. E quando mi fissò folgorato, con le forbici aperte tra le dita, gridai la mia scoperta con diabolica cattiveria, in sei parole, senza commenti.